La mobilità a metano e GPL è una filiera in cui l'Italia primeggia e va sostenuta in un momento di difficoltà dovuto al calo del prezzo di benzina e diesel. Questo è il messaggio delle associazioni di settore, sottolineato nel corso di un seminario organizzato a Roma dall'Unione Giornalisti dell'Automotive. Secondo i dati del consorzio Ecogas, infatti, il trend di crescita per nuove immatricolazioni e trasformazioni di auto a GPL e metano ha subito nel 2015 un primo stop. Il mercato in questo momento ha un po' di problemi, quello della mobilità sostenibile dei veicoli, in particolare a gas. Il mercato ha avuto un boom fino al 2012, in questi ultimi anni sta un po' calando e quindi stiamo cercando un pochettino di rivitalizzarlo. Pensiamo che soprattutto derivi dal costo del petrolio, quindi da un costo della benzina un po' più accessibile che non quello che era arrivato quasi a 2 euro degli anni passati, e questo quindi sta portando un po' meno PIL verso i carburanti gassosi, anche se ancora hanno da giocare un grosso ruolo per l'inquinamento dei nostri centri urbani. Ma adesso ci dovrebbe essere un grosso intervento a favore della mobilità sostenibile per i veicoli elettrici. Speriamo anche che possa una piccola parte di questo intervento essere dedicato alla mobilità sostenibile sui carburanti alternativi. Quindi ci saranno incentivi ai veicoli nuovi, si parla anche di incentivi ai veicoli retrofittati con impianto elettrico, quindi con motore elettrico, e pensiamo anche che quindi una politica di incentivazione anche verso questi carburanti possa rientrare in questo piano. Oltre al prezzo dei carburanti, a influire negativamente potrebbe essere una serie di falsi miti, soprattutto sul comparto GPL, evidenziati da Assogas Liquidi. Ci sono delle false credenze, delle false percezioni sull'utilizzo del GPL. Non tutti ancora sanno che il GPL, che con le macchine a GPL le puoi parcheggiare almeno al primo piano, per ora al primo piano interrato, ma sicuramente da breve anche oltre. Non tutti sanno che il GPL non è soltanto di derivazione petrolifera, ma anzi solo un 30-35% oggi è di derivazione petrolifera, ma l'altro si trova insieme col metano nel pozzo, quindi quando esce il metano esce anche il GPL. Non tutti sanno che è un prodotto ambientalmente valido altrettanto come il metano, e quindi lo associano più al petrolio in quanto tale e non al gas naturale. Non tutti sanno che c'è una rete diffusa e che può aumentare senza problemi, perché abbiamo oltre circa 4.000 distributori su tutto il territorio, ma ce ne possono essere tranquillamente molti di più se la domanda cresce. Quindi vogliamo dare queste piccole informazioni che comunque sono importanti per far accrescere la fiducia e l'utilizzo a questo prodotto.